Un saluto a tutti gli associati IOT ed un particolare augurio di buon lavoro al presidente Salvatore Soreca. Ora mi trovo a ricordare Pierluigi Russo, che è passato recentemente all'Oriente Eterno. Piero e Massimo Rossella, agli inizi degli anni Ottanta, furono tra i primi a partecipare ai seminari di ortodontotecnica proprio qui a Poggio Grande. Pietro, dotato di grande genialità, oltre ad essere un bravo ortodontotecnico, possiamo definirlo un artista, cioè un pittore, scultore, scrittore, oratore, fondatore, fantastico, un oratore fantastico che poteva fare invidia a tanti parlamentari. Il professor Mai lo apprezzava per la sua originalità e simpatia. È stato fondatore della Cronoma, che l'ha diffuso in Brasile ed in gran parte all'America. Dell'America Latina. Grazie a Piero che mi segnalò per un corso a San Paolo e così mi trovai ad essere il primo europeo a tenere lezioni di ortodontia in San Paolo, Brasile. Ci vorrebbe tanto tempo per descrivere la personalità e l'originalità di Pierluigi, un uomo che non assomigliava a nessuno. Ultimamente, purtroppo, l'udito l'ha abbandonato ed utilizzava i messaggi per comunicare, abbandonando così il telefono. Non potrò mai dimenticare le ore trascorse assieme. Mi mancherà tanto, tanto. Saluti e auguri di buon lavoro a tutti i partecipanti e ai relatori e a voi tutti. Di voi, grazie.